Bella regà, benvenuti nel canale. Stiamo qui oggi, regà, per andare a mangiare da Frankie's Burger. Regà, è una delle migliori hamburgerie di Stoccolma, una delle migliori, fa smash burger da 13 anni. Andiamo dentro, andiamo a provare i panini, vediamo come so. E regà, che vedo, c'è una fame, dai. Allora regà, mo siamo entrati, abbiamo già ordinato, stiamo qua da Frankie. Allora, mi sono preso un Texas, un Frankie Favorite, una Cola Zero, dai, e tra un po' ci portano da mangiare. Questo è il menù da Frankie's, dai. Allora regà, ecco qua, sono arrivati i panini, guarda che belli. Allora, questo qua è il Texas, doppio cheese, bacon, regà, ma che vuoi che fa, mica crispy di più. E questo qua è il Frankie Favorite, sempre doppio smash, mayo, ketchup e mostarda, pickles e cipolla bianca. Qui invece ci abbiamo al Texas, ci abbiamo salad tomato, pickle, red onion, black pepper, cheese e fresh jalapenos. Questi sono i panini, questo è il menù. Queste le case di patatine, loro che so, spaziali, ora ve faccio vedere, sono troppo crispy. Te che c'hai, Ale? Un Lafayette. C'ha il Lafayette, Ale. Regà, ma che vuoi che fa? Mo se magna. Ok, regà, mo se magna per davvero. Regà, questo è il menù. C'ho una fame, mamma mia. Questa è la maionese al trefor, me sapeva, Ale? Sì. Regà, Alessandro oggi sta qua con me, ancora non ve lo faccio vedere Alessandro perché però sta qua con noi e mi supporta per le riprese. Alessandro, stiamo a registrare? Sì, 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 sì. Sì. Allora regà, io partirei con, vediamo un po', il panino con il Frankie Favorite, che ripeto è con white onion, pickles, doppio cheese, mayo, ketchup e mostarda, regà. Guardate qua, guardate qua che roba, regà. Ma che bodica fa, ma che bodica fa. Assaggiamo, regà. Regà, è spaziale. Sono le cipolle, sono croccanti al punto giusto, raga. I pickles stanno bene, a mostarda mi fa impazzire sul panino. Da paura. Ma mi sporco tutto, eh. Raga. Non vi ho detto buon appetito, però diciamo che me ne è fregato niente. Raga, con la zero così ci manteniamo sempre un po' in forma. Dopo tutta sta roba. Raga, panini spettacolari. I pickles sono favolosi, la cipolla, gli ingredienti. Qua la Frankie's sono favolosi, raga, sono spaziali. Sono di prima qualità. E loro proprio non badano a spese, quindi la carne è buonissima, tutti gli ingredienti, le patate e tutto quanto, tutto fresco, raga, fatto da loro. Lo faccio vedere. Ma adesso mi finisco sto panino. Mamma mia, raga, che buono che è. Com'è, Ale? Buono, buono. Pure quello di Alessandro è buonissimo. Raga, il pane è pure fatto sempre da un panificio qua a Stoccolma, vicino da loro. La carne, raga, è buonissima, cioè, non so se si può vedere. C'ha la crosticina con tutte le spezie, raga, è favolosa. Se venite qua a Stoccolma, venite da Frankie's, raga, che è veramente una delle migliori hamburgerie di tutta Stoccolma, buonissimo. Ripeto, ingredienti. No, Ale?
Minchia. Alessandro, minchia. È buono, buono. Patatine, regà, spaziali. Queste qui sono. Poi guardate queste, queste patatine. Spicy. Sono quelle lì piccanti, ma sono buonissime, regà. Sono buonissime. Spaziali, regà. Ma adesso blocchiamo un attimo. E blocchiamo un attimo, così mi finisco sto panino e poi vediamo la recensione di quell'altro. Poi recensisco il Texas, ok? Allora, regà, mi sono sbragato l'altro panino perché era buonissimo. Adesso mi ricordo proprio. Questo, regà, il Texas. Allora, il Texas è col dressing, con l'insalata, pomodoro, pickles, red onion, black pepper cheese e fresh jalapenos. Raga, ci ha ammassato a vedere. Mamma mia, guarda che idea. Sto panino è spettacolare, è bellissimo. Raga, il pane è veramente soffice e diciamo che il pane non si sgretola quando lo mangi, quindi rimane, capito? Quindi è perfetto. Facciamo un piccolo taste test, mi avvicino un attimo così mi vedete pure quanto sono porco. Ragazzi, è uno spettacolo, sto bacon è crispy proprio, è buonissimo. È per te. Raga, non lo dite in giro però. Frankie's è una dei migliori hamburgerie. Non lo dite in giro, raga, perché la gente è gelosa. Però secondo me è una veramente. Cioè, se devo decidere di andare a mangiare al Burger King o al McDonald's o a KFC, raga, venite qui. Cioè, spettacolare, guarda che smash burger. Allucinanti, cioè, raga. Poi ci lavorano tutti i professionisti, la carne è fresca, lo ripeto, il pane è freschissimo. Tutti gli ingredienti che ci abbiamo adesso a tavola, no Ale? Sì, sì. Oh. Tutta roba fresca e... Poi vi faccio vedere pure quanto ho pagato. Ah no, mi sa che non ce l'ho scoperto, non mi ha fatto, vabbè. Botica a voce dopo. Ma secondo voi quanto ho pagato? Due panini, due smash burger, mi sa che avete visto il menù, mi sa, Vabbè, allora vediamo se mi scrivete sui commenti. Poi patatine, Ho preso solo una porzione di patatine, però. E due hamburger, raga, mamma mia, che buono! La salsa che ho preso poi è la mayo al trifle, come si dice? Al tartufo, scusate, mi sono scordato, al tartufo. È buonissima, raga. Raga, oggi non è un olio un cheat day. Oggi era solo che volevo venire a mangiare qui per recensire questo locale perché è spettacolare. Pure tutti i ragazzi gentilissimi che lavorano, veramente sono al top, veramente. Sono bravissimi. Vi ripeto, se venite a Stoccolma, regà, dovete venire per forza, regà, qui. Loro c'hanno, mi sembra, quanti sono le ristoranti che c'hanno? 4, 5? Sono 4 locali, raga. Quello che stiamo oggi è a? Scanston. Quello che stiamo oggi è a Scanston, però ce ne sta pure un altro, a Rodman's Godan. Comunque sono situati più o meno quasi tutti al centro, raga. Che buoni. Veramente da paura. La borea. Raga, mamma mia, che buoni. Ma adesso ha preso in mano la telecamera Alessandro, raga.
Non so, cavoli. Adesso di qualcosa. Qualcosa. Io sto a mangiare. Ti piace il panino? Mi pare che si è visto che mi piace il panino. Fammi qualche altra domanda, dai. C'è bel tempo oggi. Raga, ma che domande mi fa Alessandro? Raga, allora, la cosa importante è che capite che sarò ripetitivo, qua gli ingredienti sono freschissimi, i ragazzi sono gentilissimi, il locale è pulitissimo. Raga, i smash burger a me mi fanno impazzire, sono buonissimi. Raga, adesso chiudiamo un attimo il video, vi facciamo tipo una panoramica del locale e ci vediamo alle conclusioni finali e raga, ci vediamo dopo e vi faccio sapere quanto ho pagato, ok? Bella raga, a dopo. Allora, Frank è andato, eccolo qua, e mo ci saranno le conclusioni. Allora, regà, Frank è stato buonissimo, regà, uno dei panini più buoni, basta, mo sta ripete troppo, è buono, venite qua a provarlo a Stoccolma, e mi sono fatto una bella mangiata, le patatine pure erano buone, regà. Allora, ho speso, quant'è che ho speso? 200-250 corone, più o meno. E che sarebbero più o meno 22 euro, 23 euro, però mi hanno fatto pure un po' sconto. E regà, che vedevo di chiudiamo il video. Regà, mettete like se vi è piaciuto il video, commentate, supportate, condividete. Alessandro, io pure te, Sì, condividete, diglielo però, là. iscrivetevi, Iscrivetevi, commentate, like, commentate, tutto. e così poi famo vedere pure Alessandro. Regà, questo è Frankis. Da fuori. Ci vediamo, regà. Bella.